Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su The Face Game, qui con voi Velox Cree. Ciao. Siamo tornati ragazzi, siamo sempre noi, quelli della mob di Smove. Questa volta non è di Smove. Pensavate di esservi liberati di noi, eh? No, invece no, ci siamo rimpossessati, siamo dal canale. È nostro, ormai ve l'avevamo detto, è nostro. Abbiamo cambiato la password, quindi adesso non ce lo prendono più. Basta. Adesso è nostro, quindi basta siamo con queste top 10 qua, basta. Adesso comandiamo noi. Mandiamo le mob di Velox. E oggi vi portiamo una mob di 5-7 Akimbo, ragazzi. Una mob non impossibile, però comunque che ha la sua difficoltà. Diciamo. Beh, ha una certa difficoltà. Sì, dai. Quello che avete appena visto era un tipo, non proprio appena, qualche secondo fa, un tipo sdraiato. Che adesso ve lo ammetto, ragazzi, non l'avevo visto. Era là e non ci ho fatto proprio caso. Vabbè, questi sono i soliti effetti, no? Della droga, sostanze stupefacenti. Però fanno questi effetti. Basta, cioè, io te l'ho detto, almeno quando fai queste cose, no? Che poi la gente, cioè, ti prende in giro, come fai a non vedere. Non l'avevo visto, lo devo ammettere, non l'ho visto, ci sono rimasto anche di merda. Comunque, abbiamo appunto questa mob di 5-7 Bustata. Ragazzi, non c'è neanche... Qua noi le bustiamo tutte le mob. Ogni mob è bustata, tutte, dalla prima all'ultima. E quindi una mob che mi ha fatto sudare davvero tanto, anche perché sono delle armi che sono scarse dalle lunghe distanze e che hanno pochi colpi. Infatti, vabbè, anche dalle brevi non è... No, non le è brevi sono forti, non vabbè, è forti, dai. Vabbè, fanno il loro dovere. Sono comunque pur sempre delle pistole. Vabbè, quello sì. Comunque, armi che hanno pochi colpi e che, come avete appena visto, dovevo racimolare accoltellando i nemici sventurati. Quei poveracci che non hanno neanche munizioni, tra l'altro. Si sono talmente poveri che addirittura le sacchette di sciacallo mi danno poche munizioni. Cioè, proprio le bustine di sciacallo. Ti avrà dato 5 proiettili, poveraccio. Alcuni le chiamano bustine di sciacallo, come se fossero bustine di tè, proprio. Sì, io le chiamo sacchetti. Bravo. E quindi niente, ve l'abbiamo portata, veramente ci hanno chiesto di portarvela ai ragazzi di The Face Game. Cioè, noi gli abbiamo detto se volevano altre nostre mob, loro ci hanno detto perché no, quella di 5-7, dai, è carina. Quindi ve l'abbiamo portata, li ringraziamo ancora per questa opportunità e perché grazie al loro video, cioè al nostro video nel loro canale, siamo saliti di un po' di iscritti e questo ci fa abbastanza piacere. Quindi sì, stiamo iniziando ad avere un po' quella notorietà che volevamo. Ah, qua l'hai coltellata la sì, 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 diciamo che me ne sono reso conto quando me ne sono trovati tre davanti e l'ho coltellato subito. E qua fuga, ragazzi, mi stavano inseguendo, non sapevo più che fare davvero, mi sentivo spacciato, sono scappato. Questi momenti critici. Ma voi dovete sapere che lui ha una fortuna che non finisce più, cioè è impossibile che muoia quando è in serie, capito? Anche guardate, se vi fa adesso credere. C'è la scena proprio che esprime tutta la mia fortuna, mi vero, mi arriva una granata random, chissà chi l'ha tirata. Non muore, non può. E qua faccio il cambio arma. Ho detto, se sono in zona almeno sembro un cadavere. Mi tento il tutto per tutto. E quindi fortunatamente mi sono salvato e a breve la prenderò. Comunque, in questo video volevamo anche dire due parole per quanto riguarda il video precedente, ovvero la mob di Smove. Se non l'avete vista, andatevela a guardare perché... Altrimenti, merita. Come diciamo sempre, colpi per tutti. Come diciamo nel nostro canale, colpi per tutti. Colpi. Volevamo dire una cosa, appunto. Qualche persona ha detto che, diciamo, la mob di Smove è una cazzata da fare. E adesso dobbiamo dire appunto due cose. Allora, l'utilizzare lo Smove in sé, in quella mob, è davvero una cazzata. Avremmo potuto, diciamo, mettere chiunque a farlo. Esatto, non è la bravura, non consiste nello sparare con lo Smove in quel caso o per qualsiasi altra impresa impossibile, ma la bravura, cioè la bravura poi, diciamo, la difficoltà consiste nel perdere tempo a studiarsi la strategia, a cercare partite e a tentare, ritentare, ritentare ancora, insomma, perché non è che esce il primo tentativo una cosa del genere. Quindi, diciamo, la difficoltà principalmente la strategia, riuscire a gestire la squadra, eccetera, e inventarla, perché ogni volta deve essere diversa, perché non presentiamo delle mob impossibili sempre nella stessa mappa con la stessa tattica, abbiamo sempre una nuova strategia che va ogni volta collaudata, inventata. Dobbiamo trovare le persone che ci capiscono, perché esatto, molto spesso non capiscono. E quindi appunto la difficoltà sta tutto in quello, non sta nello sparare con lo Smove come alcuni hanno interpretato nel nostro video, ma è quello che vi abbiamo appena detto, appunto. Qui ragazzi, il video è finito, state collegati perché nel nostro canale, questo qua, a breve caricheremo un altro video. Sì, ormai abbiamo due canali, questo è il nostro. È nostro. Perché questo poi... È il nostro secondo canale. Questo ci piace di più perché, insomma, già 40.000 iscritti, non dobbiamo neanche perdere tempo. Abbiamo già tutto, quindi... stavamo dicendo... A breve vi porteremo. Stiamo scherzando, eh. È sempre loro, ci stanno solo facendo. Ci stanno soltanto aiutando e li ringraziamo ancora. A breve, stavo dicendo, ci sarà un altro video. Abbiamo già parlato con i ragazzi, una mob davvero incredibile, nessuno al mondo l'ha mai fatta, ma non vi aggiungiamo altro. Vi aspettiamo per il prossimo video, appunto, e niente, bella. Ciao.